Buonasera cari telespettatori ed eccoci a una nuova puntata di Wine & Luxury, sempre declinata con l'informazione, il vino e il lusso. Inizio subito a darvi le informazioni nella filiera, per così dire, del Wine & Luxury. Allora, Bolton Group si rafforza nella filiera del tono sostenibile. La multinazionale italiana, che nel ramo alimentare del proprio portafoglio conta Rio Mare Simmental, ha acquisito la statunitense Wild Planet Foods, attiva nella realizzazione di conserve ittiche sostenibili. La cifra dell'operazione non è stata resa nota. L'obiettivo è lo sviluppo di una catena di approvvigionamento responsabile d'eccellenza, spiega il gruppo Bolton, che punta a raggiungere il 100% di pesca sostenibile per il tonno entro il 2024. Oggi si fermano al 70%. Ancora un'altra notizia: 21 Invest ha annunciato l'acquisizione di Witors, azienda italiana specializzata nella produzione di cioccolato. Come riportato dai media, l'operazione è costata 100 milioni di euro al gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton. Famosa per i prodotti storici come i Boero, l'azienda della famiglia Bonetti nasce nel 1959, pensate, a Cremona. Oggi, con un portafoglio di oltre 350 prodotti, un organico di circa 220 dipendenti e due stabilimenti produttivi, a Corte dei Frati, vicino Cremona e a Gorizia, Witors ha un giro d'affari complessivo intorno agli 80 milioni di euro, di cui la metà generato negli oltre 80 paesi in cui è presente. L'operazione, portata avanti da 21 Invest, ha come obiettivo quello di dare un forte impulso alla crescita della realtà cremonese, intenzionata ad espandersi a livello internazionale e a concentrarsi in particolare sui segmenti free from, alimenti che vantano l'assenza di particolari componenti come zucchero e glutine. Sono convinto che la tradizione e l'innovazione di Witors sapranno coniugarsi all'approccio industriale e alle competenze sviluppate da 21 Invest nel mondo del food, ha commentato con grande orgoglio in una nota Alessandro Benetton. Insieme abbiamo la possibilità di raggiungere una posizione di leader nel mercato del cioccolato con una filiera certificata e un'attenzione particolare alla sostenibilità, elementi oggi imprescindibili per ogni azienda di successo, e noi ne siamo anche noi convintissimi. E ancora, continua la crescita post pandemia di Bernabei. Bernabei, quindi siamo nel mondo del wine, che punta a chiudere il 2021 a 35 milioni di euro. Questo player romano specializzato nell'e-commerce del beverage ha registrato nel primo semestre del nuovo anno ottime performance, complici anche le restrizioni a intermittenza legati purtroppo all'evoluzione della pandemia. Gli ordini sono cresciuti del 23,5%, raggiungendo picchi oltre 2.000 spedizioni al giorno, ha raccontato anche qui l'e-commerce manager Francesco Giontella. Il trend di crescita prosegue senza sosta, sostenuto dal continuo ampliamento di un catalogo attentamente selezionato, superato le oltre 4.000 etichette, dall'inserimento di nuovi prodotti a marchio, dall'incessante miglioramento del servizio di spedizione. Inoltre, i dati di Google ci raccontano che il 95% dei clienti si dichiara soddisfatto dell'esperienza di acquisto avuto con Bernabei, e per noi questa è la cosa più importante. Quindi sia Benetton che anche il dottor Giontella sostengono quello che, e come sempre diciamo, per noi anche l'eccellenza, la produttività fatta in termini di sostenibilità e di crescita. E per noi questi sono anche sinonimi della nostra trasmissione e della nostra puntata, di cui parleremo sempre adesso in maniera più compiuta con una grossa azienda che fa appunto del vino il suo, diciamo, baluardo e il suo biglietto da visita come eccellenza. Fra poco. Ed eccoci cari telespettatori al nostro secondo momento, quello che decliniamo con la rivista, che decliniamo con Otello, e che questa puntata abbiamo condensato un tutt'uno, perché è una cantina importante quella che andiamo a presentare, è una storia di famiglia, un po' come abbiamo fatto in questo numero di Wine & Luxury, presentando grossi imprenditori
importanti storie di dinastie e di chi come famiglia fa grossa impresa. Do il benvenuto a un nome, un cognome, Federica Boffa della Cantina Pio Cesare. Buonasera Federica e grazie per aver accettato il mio invito. È un piacere essere qui con voi. Bene, allora Federica, come sempre introduco i miei ospiti, anche per te c'è una citazione. Questa volta ho scelto Chekhov, questo grande scrittore e drammaturgo russo. Vino e musica furono per me i migliori cavatappi. Perché? Perché per te il vino, poi chiaramente anche la musica, l'arte, si declina per la tua cantina. La tua cantina è una delle pochissime cantine rimaste intatte nel centro storico della città di Alba. È una cantina costruita a fine Settecento e percorsa appunto dalle antiche mura romane, quindi questo mi inorgoglisce, di Cinta, di Alba, Pompeia, che ne danno quindi quasi le fondamenta. E la Pio Cesare nasce nel 1881, quando Pio Cesare, Cesare di nome e chiaramente Pio di cognome, un imprenditore di successo, viene attratto dall'idea di produrre per sé, per la sua famiglia e per alcuni amici una piccola quantità di vini proveniente dalle colline del Barolo e del Barbaresco. Anno dopo Pio Cesare dà vita a una vera e propria attività, unendo la passione per il vino a una costante cura della qualità dei propri vini. E la sua grande intraprendenza è attestata da una copia autentica del suo passaporto, numero 55, uno dei primi ad essere rilasciati in Italia, che lo spinge a viaggiare in Europa per promuovere questi vini. Poi c'è il figlio, la seconda generazione, che si trova già una cantina avviata, e oggi siamo con te a parlare della quinta generazione. Io voglio chiederti, Federica, tu sei giovane e ti trovi a una quinta generazione, quindi un'importante realtà. Come si declina il passato, il futuro, nel mezzo c'è il presente, con questo grande zaino di storia, cultura, tradizione, come un po' diceva anche Cieco? Certo, allora è giustissimo tutto quello che è stato raccontato fino adesso. La nostra è una delle poche realtà rimaste oggi con così tanti anni di storia. Quest'anno noi festeggiamo i 140 anni, essendo operanti dal 1881, tra l'altro nella stessa casa. Noi ci troviamo, siamo un po' un'eccezione alla regola, nel senso che quando si viene a visitare la nostra cantina, che tra l'altro è aperta al pubblico solamente da 2 anni, si vede solamente appunto tutta la parte di cantina, quindi più la parte storica e anche la cantina di per sé, e non si vedono le vigne. Questo perché noi siamo l'unica cantina rimasta in centro storico. E sicuramente la storia e la tradizione è sicuramente una grandissima responsabilità, però come mi ha sempre insegnato mio papà, la parola tradizione non è un sinonimo di peso o un sinonimo di qualche cosa di noioso da dover portare avanti, anzi è un punto di partenza e rappresenta il nostro patrimonio, la nostra eredità. Bisogna partire proprio dalla tradizione per poter innovare, per poter fare innovazione e per guardare al futuro. Questo è quello che io sto cercando di fare, non sono da sola in questo, sono aiutata anche da mio cugino Cesare, che rappresenta la quinta generazione insieme a me, e tutti i giorni cerchiamo di coniugare l'innovazione con la tradizione, che come ho già spiegato è il nostro grande percorso. Perché voi siete un marchio di riferimento per i vini di Alba. Ecco, mi vorrei focalizzare, Federica, su di te, proprio un focus, visto che questa parte, prima di lasciare la parola ad Otello, è proprio dedicata all'imprenditoria. Tu, quindi, sei nata, quindi abbiamo detto, già con questo zaino. Poi come ti sei formata e sei stato il vino a innamorarsi di te o tu a innamorarti del vino? Allora sì, io ho avuto la fortuna di poter nascere in questo mondo, di poter respirare questa atmosfera fin da quando ero proprio molto piccola. Io tra l'altro abito sopra la cantina, casa e bottega. La nostra abitazione è proprio sopra la cantina, quindi come si dice casa e bottega. E quindi fino a qualche mese fa abitavo appunto con mio papà e mia mamma, dopo che mio papà è mancato qualche mese fa, ma comunque continuiamo ad abitare qui.
E quindi ho avuto la fortuna di, innanzitutto, di poter viaggiare, quindi di poter vedere il mondo fin da quando ero molto piccola, perché i miei genitori mi portavano molto spesso con loro, e poi di comunque innamorarmi del vino fin da quando ero bambina. I miei studi in realtà sono stati studi che hanno avuto in realtà poco a che fare con il mondo del vino, nel senso che ho frequentato il liceo classico qui ad Alba. E poi mi sono laureata nella facoltà di economia aziendale a Torino, però subito dopo l'esame di maturità mi sono proprio buttata all'interno di questo mondo e ho iniziato part-time, anche se poi non è stato proprio così, quando ho iniziato gli studi dell'università. In È realtà. stata, scusami Federica, è stata una scelta naturale, ti hanno indotto, sapevi già che dopo gli studi universitari avresti intrapreso questa carriera o c'era nel cassetto un sogno altro per Federica? Allora, mio papà non mi ha mai forzato nell'iniziare questo lavoro, anzi mi ha sempre lasciato molto libera nelle mie scelte, però mi ha sempre, ovviamente essendo figlia unica, era il suo grande desiderio, insomma, che io continuassi la storia di famiglia. Quello che lui mi ha sempre detto è che tu devi essere in grado di gestire la nostra azienda. Ecco perché ho poi iniziato a gli studi di economia aziendale. Non ho in realtà fatto studi più tecnici, quindi legati all'agronomia piuttosto che all'enologia. Mio papà diceva sempre ci si può sempre affiancare i team validi che seguono lo stile di famiglia o l'indicazione della famiglia, ma è poi la famiglia che deve comunque garantire la continuità dello Bellissimo. stile e deve garantire la solidità del nostro patrimonio, della nostra azienda. Grande uomo tuo padre, grande imprenditore, grande uomo, Grazie. immagino grande padre e che sicuramente dovunque sta ci sta guardando. Poi un'altra citazione sempre di Bukowski, di questo scrittore statunitense. Alcuni uomini, dice, non diventano mai folli, i loro vini devono essere proprio noiosi. Tu che donna e che famiglia ti definisci? Voi siete un po' folli? Cioè, comunque, anche sotto l'aspetto imprenditoriale, comunque questo tuo trisavolo, che è stato uno dei primi a viaggiare, c'era una vena di intraprendenza, di follia, immagino, no? Sicuramente la vena di follia ce l'abbiamo nel nostro DNA, poi follia che è molto simile, quando io parlo di follia è molto simile al concetto di essere dei pionieri, perché noi in realtà siamo proprio stati dei pionieri all'inizio del Novecento, perché Pio Cesare, o Cesare Pio come lo vogliamo chiamare, è stato proprio tra i primi ad iniziare a raccontare la storia non solo della Pio Cesare, ma anche del Barolo e del Barbaresco al di fuori dell'Italia. Veramente. Infatti, come abbiamo detto prima, è stato uno dei primi ad avere il passaporto rilasciato dall'Italia. Dall'Italia. E tra l'altro ha vinto anche numerosi premi nel corso della sua storia, e quei premi sono raffigurati sulle famose medaglie che si trovano sulle nostre etichette, che sono delle etichette molto ben riconoscibili, parlo dell'etichetta del Barolo e del Barbaresco, Vero. ed è stato proprio lui ad ideare queste etichette all'inizio del Novecento, etichette che noi ancora oggi continuiamo ad utilizzare. E tra l'altro noi oggi continuiamo la sua missione nel mondo, lui lo faceva con i cavalli, noi invece lo facciamo con gli aerei, e quindi cerchiamo di essere sempre tra i primi a portare la Mi missione della piace nostra questo. zona su quel mercato. Sì, mi piace questa immagine dei cavalli e degli aerei, mi piace tantissimo. E, veramente le ultime due domande. Il comune di Alba, la città di Alba, io da giornalista, ormai Alba, vabbè, famosa per il tartufo. Come ha risposto la città di Alba a una storia di famiglia così importante, no? Perché mi ricollego quando una volta Agnelli disse comunque Torino mi ha dato tanto. Alba cosa vi ha dato? Assolutamente, Alba ci ha sempre dato tanto, intanto innanzitutto ci ha dato Cerati Natali, ci ha permesso di poter iniziare a lavorare in centro storico, di poter continuare a lavorare in centro storico. Questo è assolutamente Importante. un riconoscimento che noi dobbiamo alla città di Alba. Tra l'altro noi facciamo parte anche del tessuto del patrimonio storico di questa città, perché siamo custodi dei resti romani, quindi Ma delle sì, della antiche mura città. romane della città, e questo grandissimo riconoscimento ce lo permettono di avere
tutti gli anni perché ad ogni, insomma, ad ogni cambiamento di sindaco, ecco, ci viene rinnovato il permesso di poter utilizzare lo stemma della città di Alba sulle nostre etichette e noi siamo gli unici produttori a poterlo fare. Proprio per questo grande legame abbiamo deciso 2 anni fa, come accennavo prima, di aprire le porte al pubblico della nostra cantina perché ci sentivamo comunque in dovere di far conoscere tutte le parti, diciamo, più storiche della Pio Cesare che sono indissolubilmente legate alla città di Alba. E l'ultima, dove ti vedi fra 10 anni, tu e la tua famiglia? Che progetti avete? Diciamo che in questo momento sono molto proiettata sul presente e sul fare, perché appunto dopo La quello che è successo pandemia. abbiamo dovuto comunque riorganizzarci leggermente, concentrarci molto sull'oggi, anche perché da pochi giorni è iniziata la vendemmia, quindi è stata e sarà la prima Certo. vendemmia senza mio papà, quindi sotto la nostra responsabilità al 100%. Sicuramente abbiamo dei progetti che sono molto interessanti, almeno che io reputo molto, molto interessanti nel nostro futuro, che sono la nascita di un nuovo vino bianco, il Timorasso, e stiamo iniziando un progetto di ristrutturazione di una vecchia cascina che si trova all'interno dell'ultima acquisizione che abbiamo realizzato nella zona del Barolo, nel comune di Monforte, quindi è una vecchia cascina che noi abbiamo voluto. Comunque stiamo cercando di ristrutturare per poter realizzare anche degustazioni anche molto più tecniche, comunque molto più dentro la nostra filosofia, anche con la vista sui vigneti, che è un po' quello che manca alla nostra azienda. Sicuramente continuerò la tradizione, continuerò lo stile di famiglia, continuerò soprattutto nella produzione di Barolo e Barbaresco classici, cioè la nostra filosofia di fare blend, piuttosto che concentrarci sui cru, e spero di tra 10 anni di poter parlare del fascino Della della cantina, nostra avere azienda. figli e parlare di una sesta, settima generazione. Certo. Bene, adesso. Come nei quiz ti metti le cuffiette perché parli con un grande sommelier, quindi andrete più sul tecnico e spero che superi l'esame. Io so che lui è buono e quindi do la parola e il mio saluto a Otello Renzi. Sì. Grazie Federica. Guarda Federica, io ho portato una bottiglia dalla mia ristorazione che è un barbaresco. È un 70, come vedi, non la apro qui davanti a te oggi, me la apro magari se vengo su da voi, la apriamo insieme, ma Un voi credo piacere. che abbiate uno storico comunque. E quello che mi piace molto è comunque è il territorio vostro. Voi siete il cuscinetto tra il Barolo e il Barbaresco. E siete ad Alba, quindi tra questi due appezzamenti che sono queste zone, questi crew che sono veramente molto interessanti. E questo della vostra famiglia è importantissimo perché voi siete una famiglia che esprime l'italianità nel mondo. Le 5 generazioni o le 6 generazioni, guardate, sono incredibili e da spendere, voi lo sapete benissimo. Però io voglio anche capire cosa vuol dire la classificazione ufficiale delle vigne e le menzioni geografiche aggiuntive. Cioè, di che cosa parliamo? Allora, intanto, come appunto abbiamo accennato in precedenza, la Pio Cesare è proprietaria di circa 75 ettari di vigneti tra la zona del Barolo e la zona del Barbaresco, quindi abbiamo la possibilità di realizzare due prodotti molto variegati tra di loro e di poter avere piedi all'interno di zone che, anche se sono Molto. molto vicine, perché si parla di circa una ventina di chilometri, sono zone molto molto diverse, quindi sono accomunate da una diversità veramente pazzesca, sia da un punto di vista di suoli, di microclimi, di esposizioni, di altitudini e appunto anche di qualità, di caratteri dei vini che arrivano da queste due zone. La Pio Cesare è proprietaria anche di, abbiamo alcuni ettari all'interno di menzioni geografiche aggiuntive, quindi una classificazione un po' alla francese, anche se in realtà
I francesi hanno una classificazione verticale dei loro vigneti, nelle Landi una classificazione verticale non esiste, esiste solamente una classificazione orizzontale, cioè alcune vigne sono state ritenute migliori di altre per quanto riguarda appunto l'esposizione, il microclima, la provenienza da particolari comuni, però non esiste. Sì, una zonazione che vi dà praticamente il cru della zona e comunque la differenza tra terreni calcarei, argillosi e quello e tanti altri e sabbiosi e soprattutto anche un microclima che fa la differenza. Assolutamente, e appunto come stavo dicendo prima, molto simile alla Borgogna, quindi nel senso sì. Di questa grandissima diversità. Tra l'altro io sono molto felice che siano state comunque aggiunte le menzioni relative al comune, quindi la possibilità di produrre dei baroli che arrivano dal comune di Barolo, dal comune di La Morra, dal comune di Serralunga, perché si avvicina anche molto alla nostra idea di Barolo, ovvero la Pio Cesare è molto fedele a una produzione classica, tradizionale del Barolo e del Barbaresco. Cioè noi da sempre, dal 1881, produciamo questi due vini unendo uve nebbiolo che arrivano da diverse posizioni, diverse esposizioni, quindi da diverse vigne localizzate in comuni diversi all'interno di ciascuna denominazione. Quando il Barolo e il Barbaresco sono nati, si producevano in questo modo, i cru, le famose menzioni, sono arrivate poi in realtà tantissimi anni dopo, solamente una quarantina, 45, 50 anni fa, filosofia che anche noi abbiamo abbracciato, ma senza ritenerla un'espressione migliore del Barolo o del Barbaresco, ma semplicemente un'espressione molto diversa. Rifacendomi alla menzione del comune, Pio Cesare ha prodotto quest'anno, per festeggiare 140 anni, per la prima volta, un Barolo che arriva da un comune, che è il comune di Serralunga d'Alba, che rappresenta per noi l'idea più fedele del Barolo, quindi un Barolo molto mascolino, molto strutturato, molto potente, e quindi noi siamo usciti con il Barolo del comune di Serralunga d'Alba, con le quattro vigne che noi abbiamo di nostra proprietà in quel comune, solamente per festeggiare i 140 anni. Ecco, tu hai parlato, scusa ti do del tu perché certo. Innovazione e tradizione, mi piace molto questa cosa che hai detto, innovazione e tradizione, perché vi esprimete con il vostro sito e anche con la vostra cantina. Io devi sapere che ogni anno vengo a Collisioni a Barolo, anzi vi faccio i complimenti perché è una delle migliori esposizioni del territorio e chiaramente dei vini ma anche dei prodotti che esista al mondo. E io rappresento praticamente le Marche con il nostro vino più interessante, più conosciuto, che è il Verdicchio, e abbiamo una partnership con questa manifestazione Collisione Barolo, dove mi piace stare lì, mangiare la vostra carne cruda, e io sono amante del vitello tonnato, insomma. E ho capito anche un bel abbinamento, perché non riuscivamo a capire, io perlomeno, l'abbinamento che c'è con il tartufo, Barolo e tartufo. E l'ho capito solo negli ultimi anni, perché noi siamo un po' fissati con il vino bianco che portiamo avanti. Ho sentito che anche voi, il Timorasso ormai è entrato, direi, tra il gota dei vini bianchi italiani, e noi col nostro Verdicchio comunque facciamo sempre la nostra bella figura e facciamo un buon abbinamento col tartufo bianco. Dico, ma perché Barolo e tartufo bianco? E ho capito, perché assimilando e abbinando ad esempio alla vostra carne il tartufo, il vostro Barolo o anche Barbaresco, ma meglio il Barolo, ha questi tannini polimerizzati, questi tannini morbidi che riescono davvero a far esaltare la preparazione. E questo bisogna provarle queste cose, perché non vengono da sole. E finisco questa cosa con i complimenti per il vostro sito, perché partite dal mondo
e fate capire dove siamo. Io vi volevo dire, io so dove siete, però fate capire al mondo, e qui qualcuno vi dovrebbe ringraziare per questo, e fate capire anche la cartina degli appezzamenti e, come dicevo prima, delle zonazioni, come hanno fatto appunto i francesi. Assolutamente, noi siamo veramente molto orgogliosi di poter raccontare la storia del nostro territorio, la storia della nostra città, associata alla nostra storia di famiglia. Andiamo, come ti ho detto, ho portato una bottiglia del 70 che non apro, ma ho aperto comunque l'ultima che ho aperto era un 2016, con una freschezza incredibile che sa di violette, di ribes, di pino mugo, di rooibos. Il rooibos sono delle foglie di tè africano molto interessanti, e associarle ad esempio al Barolo o anche al Barbaresco diventa importante. E poi ho sentito un profumo ancora di petunia, insomma una complessità di questo vino molto molto, e i tannini, come dicevo, sono fitti ma sono già morbidi, e ne fa un vino talmente così direi armonico che diventa un vino. Ecco, io non lo definirei, come molti dice, apriamo un Barolo solo nei momenti di festa. Io lo aprirei invece tante volte, perché è un vino piacevole e ha delle note fresche anche di alloro e anche di menta addirittura, che diventa veramente interessante sentirlo non solo nelle occasioni, ma nei momenti in cui ci va di stare bene. Assolutamente, e poi ovviamente l'annata è stata una nota molto fortunata, perché la 2016 è stata una delle più grandi, rinomata come una delle più grandi annate degli ultimi 20 anni. Abbiamo avuto condizioni climatiche molto favorevoli e molto che ci hanno permesso di poter fare una vendemmia classica, una vendemmia tradizionale, non anticipata come negli ultimi anni, come succede negli ultimi anni. E sono contenta che ci sia stato questo riferimento al fatto che non bisogna aspettare un'occasione particolare per aprire una bottiglia di Barolo. Mio papà, quando viaggiava in giro per il mondo, lo diceva sempre, e soprattutto diceva che per apprezzare il nostro Barolo, il nostro Barbaresco, non più Cesare, ma in generale i Baroli e i Barbareschi, non bisogna semplicemente focalizzarsi sulla cucina piemontese, ma si tratta di vini che sono molto versatili e che possono essere apprezzati con qualsiasi tipo di cucina, anche una cucina molto semplice. Lui diceva che il miglior modo per apprezzare il Barolo era quella di degustarlo con un piccolo pezzetto di parmigiano, un pezzettino di pane, e lui appunto auspicava questo tipo di degustazione. Come si chiamava il papà? Come si chiamava il papà? Scusami. Il papà si chiamava Pio Boffa. Abbiamo una fantasia. Sì. No, sai perché, Federica? Ci assaggeremo stasera, io, Otello, parmigiano e Barolo, e penseremo a Pio. Ecco, no. Benissimo, bravi. Però non il 1970, no, che se lo scordi, Manuela, perché non è così. Senti, ultima cosa, mi interessa, perché io sono dal 99 degustatore ufficiale dell'Inten Sprugli Cioccolato. Ah, oh, complimenti. E allora, quando ho visto il vostro Revivals, che è fatto di vermouth e soprattutto di Barolo chinato, beh, quando io vengo su praticamente porto il cioccolato e poi vediamo cosa succede. Ecco, vedi. Questo è proprio un esempio di quello che dicevo prima, cioè a partire dalla tradizione per fare innovazione. Noi siamo partiti da una ricetta che era una ricetta storica dei nostri nonni, che producevano vermouth e Barolo chinato fino agli anni 50. E abbiamo voluto riportare in auge un prodotto per farlo conoscere, per poterlo far diventare attuale e per comunque ricordare la nostra lunga storia. Complimenti. Federica, hai visto, il professore è stato clemente e tu hai superato il trentello dell'esame. Ah, è bravissima. Ha detto che sei bravissima, quindi detto da... Allora,
un esperto di vini che appunto sta nella Fondazione Italiana Sommelier ti deve inorgoglire. Ti verremo a trovare, un abbraccio a tua madre e insomma a tutta la tua famiglia, alla tua azienda, a tuo cugino, a tutti, e che dire, grazie di essere qui in Wine & Luxury. Grazie Federica. Grazie a voi, è stato un piacere. A presto. Grazie, a presto. Bene, Otello, quindi abbiamo terminato quest'altra puntata. Io ti ringrazio come sempre di un tuo aiuto e un supporto straordinario, a parte un sapere, e ti lascio proprio con una frase del sapere di Socrate, questo filosofo greco antico, che so che tu condividerai perché ci accomuna poi questa umiltà tra me e te. L'unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla, quindi sempre quest'ansia, no? Come di conoscere, che facciamo con il nostro lavoro, e che con Federica si è aperta una vetrina veramente importante sul sapere, giusto? Sì, grazie. Beh, bisogna sempre essere un pochino umili e dire, beh, ancora bisogna sapere, ancora devo andare avanti, e non è mai finito. Questo è un mondo della gastronomia, del lusso e del wine and luxury che non finisce veramente mai, perché è immenso. Pensi di essere arrivato e invece è quel momento in cui non hai bisogno ancora di documentarti e di sapere. E questo è il nostro messaggio, cari telespettatori. Con questo monito vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.